Intanto c'è il sondaggio, è tornata la Juve. Ma chiaro, ma chiaro, ma chiaro, ma chiaro. Come no? Ma chi cazzo c'è? No, ma chi cazzo vota in chat? Scusatemi. Adesso non iniziato, calma. No, ragazzi. Ma chi sono questi incompetenti in chat? Per favore. Allora, è chiaro, facciamo chiarezza che la Juve adesso, senza quel meno 15, quindi sul campo, avrebbe 59 punti e quindi sarebbe seconda per distacco proprio, Manfred. Seconda per distacco. E chiaramente bisogna dire, se il Napoli non avesse fatto questo campionato assurdo, sarebbe quantomeno a giocarsela, voglio dire. Oddio, in proiezione quanti punti sarebbero alla fine dell'anno? 83 ad oggi, ti aggiungo una cosa, tu puoi 83 sono 83. Quelli con cui ha vinto il Milan l'anno scorso. No, il Milan l'anno scorso 86. No. Vabbè, 80... siamo lì. Però tu l'hai sempre detto, e poi questa Juve, al di là di che possa piacere o meno il gioco, i punti li fa sempre, no? Certo. Ma la cosa da sottolineare ad oggi è che anche a meno 4 dalla zona Champions, nonostante la penalizzazione. Quello è il dato, secondo me, Simo, perché quella roba lì è incredibile, ragazzi. Vuoi per demeriti delle avversarie, perché sicuramente quelle davanti stanno avendo grossi demeriti. Però, ragazzi, a meno 4 con un meno 15 è follia. Cioè, penso che nessuno se lo sarebbe mai aspettato dopo il meno 15. Allora, vedo Gianni molto molto caldo, però Gianni ti chiedo 30 secondi perché c'è un graditissimo ritorno qui su OCV Sport, un fratello, uno dei primi. Uno dei fondatori di questo canale, Manfred, possiamo dirlo? Direttamente dalla cucina più famosa, anzi no, forse non è in cucina, però lo conoscete. È ritornata la Juventus, è ritornato anche Bruce. Avanti tutta, fratello bianconero! Avanti tutta! Ciao, mi chiamo Bruce e sono scontento della Juve, posso dirlo? No, no. Bruce, ma come mai ha cambiato location? Eh? Come mai ha cambiato location? Perché la cucina stasera è ancora allestita da cena, quindi... Ah, peccato, forse sarebbe stato... Sì, no, perché ho iniziato ancora... a cenare tardi, saranno state le 6, quindi... per cui... No, comunque, raga, io ho sentito, vi ho ascoltato perché ero in pre-live... Andiamoci nell'analisi della partita. No, e ho ascoltato la disamina delle... Cioè, quella, la parte che verteva sulle assenze, ma forse magari ho capito male io, probabilmente... la connessione era quella che era, ma veramente col Verona ci stiamo attaccando alle assenze. Dico una roba, poi vi lascio veramente e poi dopo interverrò dopo. Allora, va bene, i tre punti, perfetto, siamo tutti contenti, quello che volete, però ragazzi, veramente, cioè io tifo la Juve, non tifo l'Empoli, non ti, cioè io aia. Ho cioè, la chi allena la mia squadra ha il dovere di farmi vedere uno, non dico, io non voglio il calcio di Cruyff, non voglio il calcio di Guardiola, voglio comunque vedere qualcosa che si avvicini al calcio, cioè quello che abbiamo visto stasera è lontanissimo dal calcio. Brusca, cioè se io fossi un bambino, aspetta un attimo, se io fossi un bambino e la prima partita che mi avessero fatto vedere è Juve-Verona, io veramente seguirei il curling, perché quello che abbiamo visto stasera fa schifo, cioè non si può guardare una roba del genere. Allora, da tifoso della Juve, visto che il calcio è un altro sport rispetto a quando questo motto venne coniato, io non voglio più sentire vincere non è importante, è l'unica cosa che conta. Vincere è importante, ma non è l'unica cosa che conta. Non si può vedere quello che si è visto stasera, anche perché stasera non è stato un episodio. Quest'anno, anzi, negli ultimi 2 anni di partite come quella di stasera, ne abbiamo viste troppe. La Juve, col blasone che ha il dovere di farmi vedere qualcosa di diverso da quello schifo che ho visto stasera. Non si faccia intimorire, Zurlo, la vedo un po' con la coda fra le gambe. Risponda. Ha il dovere, secondo te, di far vedere qualcosa in più, ed è giusto. Io poi penso che due contro uno è tosta. Intimorito. No, io... Ragazzi, volete mi tolgo anche la maglietta? No, per favore. Per favore. Che schifo è. Che schifo, mo. Rispetto per noi Simone Zurlo. Quello che voglio dire io è che oggi oggettivamente la Juve non gioca una bella partita, ma ci non sono partite da sfangare. Ho capito, Bruce, ma la Juve quest'anno segna
più gol dell'anno scorso, la Juve ma quest'anno. Chi se ne frega? Ho capito, Bruce. Allora guarda un altro sport e ti fa un altro... Ma ho capito, ma aspetta un attimo, ma nella classifica dei gol segnati la Juve, scusate, dov'è? Cioè in che, terza, che posizione è? Terza. Ok, perfetto. Ora tu ti allora la domanda che ti faccio è, quindi detto proprio in maniera schietta, per te l'importante è veramente solo vincere? Cioè anche giocando così, perché io giocando così mi accontento di vincere se vinco a Monaco, aspetta, di Baviera, però, se vinco a Madrid, no, se vinco Bruce, a Manchester, ma se vinco in casa col Verona giocando così no. No, Bruce, perché aspetta, se un peso no, massimo fa un match con un peso mosca, io non mi accontento di vincere ai punti. È chiaro, però c'è una Juve che sta crescendo. Io ti faccio un esempio. È un anno e mezzo che sento dire sta roba. Facciamo chiarezza. Facciamo chiarezza, vi faccio vedere le statistiche della partita. Sta crescendo come risultati, quello sicuramente. Per favore. Allora, expected goal 2.17 a 0.84, possesso palla 55-45, tiri totali 10 a 10, in porta 2 addirittura a 3 per il Verona, 6 a 6 tiri fuori. Federica, come hai visto qua, ci sono due fazioni ben distinte, non so esatto, come ti collochi. Non so che idee ti pro o contro Max, Fede? Ahimè, ora, dati i risultati, sono quasi pro Max. Che qualche settimana fa, no, non sto scherzando, qualche settimana fa l'avrei dato partente. Ora ho qualche dubbio. Secondo me è ancora saldamente in sella. Ho questa sensazione. Perché comunque, ragazzi, davvero, a 4 punti dalla Champions... Io non stento a credere che riesca quasi a raggiungerla. Addirittura? Con i 15 punti di sarebbe clamoroso. Sì, sarebbe storico, credo. Sì. Tutti stanno perdendo qualcosa, tutti. L'Inter, una dopo l'altra, sbaglia. È un disastro. Ma è questo il punto. Cioè, allora, se tu prendi Bolt e gli dai 30 metri di distacco, però quelli che gli corrono davanti hanno tutte le stampelle, ci sta che Bolt alla fine magari no? Hai ragione, però questa è la situazione. Domani il Milan non lo vedo benissimo, nonostante l'assenza di Osimhen non lo vedo bene. No, ma a Napoli nessuno ovviamente può vedere qualcun altro benissimo. Non si può mai sapere. Non ho detto che non vinca, ho detto che nessuno può vedere una squadra che va a Napoli benissimo. Prima della partita. Adesso insomma, arriviamo da tutti, occhio in chat ragazzi, se qualcuno esagera bannatelo. A proposito di partenti, l'hai letto? Ne parliamo dopo. Potrebbe essere esonerato Simone Inzaghi nella notte, ragazzi. Occhio ragazzi, questo è grave, questo è molto attenzione, grave Fede. Questo è molto grave, dopo ne parliamo. No, Simo, vorrei farti... Un vantaggio avevamo in vista di martedì, ce lo tolgono, vedi un po' te. Per favore. No, vorrei farti una domanda, Simo. Ma gli 83 punti in proiezione sono compreso il meno 15, quindi con la restituzione o senza meno 15? No, con... Ok. In proiezione in questo momento la Juventus a quanto arriverebbe con questa media punti? A 82 virgola qualcosa. Con i 15 punti? Esatto. Ok, perfetto. Allora, sentiamo Gianni che finora non si è espresso. Prego, signor Gianni Bianco, prego. Ma io cosa devo dire? A me la vastità delle cazzate che dice Simone Zurlo è di proporzioni immense, proprio di proporzioni immense. Allora, parla la Juventus. Ha avuto la Juventus. Ragazzi, ormai parlano i numeri. Fammi parlare! No, vai pure. Io una Juventus così, mi dispiace, a me fa schifo. A me tutti i tuoi dati, le tue assenze, al Verona oggi gliene mancavano 4-5 anche al Verona. Bellissimo. Se tu hai bisogno di giocare, di partire col discorso Pogba, Vlahovic, Di Maria, tutte ste cazzate qua, tu devi dire solo una cosa. Oggi ci sono state due squadre. Io non ti ho interrotto. Io non ti ho interrotto. L'ho fatto. Poi ti dico perché l'ho fatto. Per favore, per favore. Allora, tu devi dire che oggi hai visto due squadre in campo, una che giocava a calcio e meritava di vincere, che si chiama Verona, addirittura, e una che non giocava a calcio e meritava di perdere, che si chiama Juventus. Questa è la verità. Poi la Juventus ha fatto gol, il Verona no. E siamo a posto, tutti felici e contenti. Io ho visto che tu sei amante dei dati e fino a
3, 4, 5 settimane fa ti lamentavi di questa penalizzazione, che poverini, tutti disperati. Io ti comunico che la Juventus le prime 9 giornate di campionato senza la penalizzazione ha fatto 13 punti, oggi con la penalizzazione ne fa 22. Le vostre cazzate e i vostri alibi si sciolgono come neve al sole. No, non sono come neve al sole. Ma sarebbe voi, voi state facendo il male della Juventus, perché un tifoso che accetta questo schifo, sei il male, Simo, sei il male. Mi fai ridere, 7 vittorie e ridi, ridi perché tanto di calcio non ci capisci un cazzo. No, puoi solo ridere, capito? Perché di calcio non ci capisci un cazzo. Perché un tifoso che mi accetta questo schifo qua non ci capisce letteralmente nulla. Ma schifo. Ma io ho vinto 7 delle ultime 8 partite di campionato, non è che mi sto arrampicando sugli specchi come te. Vabbè, rientriamo tutti, rientriamo. Io mi arrampico sugli specchi. Allora, Gianni, è sempre così, qua il foglietto, è sempre qua il foglietto. Contro l'Inter mancavano Ken, Bonucci, Alessandro, Di Maria, Paredes, Pogba, Chiesa, Cuadrado e Milik. Hai giocato a calcio e hai vinto. Le tue sono cazzate, non le mie. E quindi chi ha detto il contrario? Chi ha detto il contrario? Allora, sei tu che dici il contrario. Gianni. Hai fatto un tiro in porta. Qua lì hanno segnato 10 tiri in porta. Ma che partita avete visto? Hai fatto un tiro in porta e l'altro su punizione che hai scheggiato l'incrocio dei pali esterno. Basta, non hai fatto più nulla. Il Verona ha avuto oggi migliore in campo è Szczęsny per distacco. Il Verona ha avuto 3 palle gol nitide da far gol. Questa è la verità. Se tu vuoi raccontare le due cazzate, purtroppo ormai non ti resta che rosicare. No, Gianni, no, perché? No, no, non ti resta che rosicare. Perché dopo ti ci mando a far culo. No, io. Per favore, per favore. Per favore, non costringetemi, non costringetemi, non dire cazzate, non dire cazzate. Questa è la partita, non dire cazzate. Fatemi sentire una persona equilibrata. Cosa che sapete fare è dire cazzate, resta nella partita, analizza la partita, analizza le occasioni da gol. Voglio l'analisi di Bruce. Una squadra e cosa ha fatto. Ma che analisi ti devo fare? Che analisi vuoi che ti faccia? L'ha fatta Gianni benissimo adesso. Ma che analisi ti devo fare? Il Verona probabilmente non meritava di vincere, ma se usciva con un pareggio non avrebbe rubato nulla. Cioè, è stata una roba inguardabile. Cioè, io mi sono vergognato più di stasera soltanto dopo il torello di Tel Aviv. Ragazzi, comunque vada la stagione, non dimentichiamoci mai del torello di Tel Aviv, la più grande umiliazione della storia della Juve, e la dobbiamo a una persona, e sapete anche a chi. Quindi di che cazzo stiamo parlando? Stiamo parlando di una squadra, perché poi io mi sento dire 7 vittorie nelle ultime 8 partite, però ricordiamoci anche che abbiamo fatto 3 punti nel girone di Champions, e lo dico adesso qui, noi possiamo anche vincerla magari l'Europa League, e sarà importante se l'UEFA poi non dovesse sanzionare la Juve, non dovessero esserci restituiti punti, perché probabilmente ci consegnerebbe la Champions League. Ma non dimentichiamoci che andiamo a vincere una coppa alla quale abbiamo avuto accesso perché ci hanno preso a calci da un'altra parte. Cioè, è come dire, vinci il campionato di B perché sei retrocesso, ed è la stessa cosa. Se vinci l'Europa League, la vinci perché ti hanno preso a pedate nel culo da un'altra parte. Contro Benfica e Paris Saint-Germain, però, ragazzi. Sì, è contro, perché a Tel Aviv. Scusami. A Tel Aviv, scusa. Scusami. A Tel Aviv, 2-0 a Tel Aviv. Scusami, Bruce, e scusami, Simo. Fatemi sentire il parere di un uomo che non si è ancora espresso. Torre, lei questa sera ha visto la partita o ha visto Amici? No, ha visto la partita. Ha visto la partita. Visto. Io ricordiamo che non ha visto però la partita dell'Inter, questo va detto. Lei, Manfredi, deve sapere che Francesco Torre si è collegato a guardare la partita dopo il 45esimo. Beh, stava dormendo prima, sbiascicando. No, non era Champions, non la guardo. Certo. No, comunque Torre oggi ho avuto il piacere di fare una trasmissione col suo mentore, Gianluca Rossi. L'ho ringraziato per averla cresciuta così bene. Prego. È diventato una fellazio costante qua dentro. Prego. Grande. Allora, no, dicevo, secondo me la Juve vince, ma non convince. A me oggi la Juve non è piaciuta come ha giocato. Non l'avevo mai sentita questa analisi, bellissima. Perfetto. Vince, ma perché dal punto di vista che comunque la Juve Federica, ha fatto due... voto l'analisi di Torre?
puntuale, un'analisi dettagliata. Complimenti. Ha ragione. Un po', secondo me fa freddo perché è gennaio, è un po' la stessa roba. Insomma. Per favore. Senta Torre, ma lei, secondo lei, più o meno, se non le ridanno i punti alla Juve, vi faccio vedere la classifica, quindi se rimane così col meno 15 riesce comunque a raggiungere l'Inter, adesso è solo a meno 6 e ha gli scontri diretti a favore. Per me no, per me l'Inter no, però andrà in Champions perché la Lazio non andrà in Champions, andranno Napoli, Inter, Milan e Juve. Vabbè, non è folle, eh? E l'Atalanta? No, l'Atalanta no. L'Atalanta andrà in Conference, se gli va bene. In Conference, addirittura, manco in Europa League. No, la Roma in Europa League. Roma in Europa League, vabbè, adesso... Lazio settima, ottava, non lo adesso so bene. Adesso ci arriviamo. Ma come settima, chiedo... ottava? Sì, sono a 52. Chiedo... In questa partita qui chiedo a Gianni, a Bruce, se comunque salvano qualcosa, perché chiaramente non vi è piaciuta la partita, non so se salvate la puntualità. Io salvo l'intervallo. Il possesso palla, no. Comunque ha fatto più possesso la Juve. Incredibile. Scusatemi. Magari siete stati sorpresi dalla cattiveria di Ken, che non è questo bomber, però oggi una palla, un gol, non lo so, provo. Guardate che è un gran gol, eh. Va sottolineato. Non è facile per magari un cazzo. Dall'assist di Locatelli, non lo so cosa vi ha magari l'ingresso di Kostic, che è stato devastante per 15-20 minuti. Non so cosa vi è piaciuto, magari De Sciglio, che non è riuscito a non fare schifo. Prego, scusami, visto che prima ha parlato Torre, no? Io oggi ho visto anche la partita dell'Inter. Sì. Ma allora, l'Inter, partiamo dal presupposto che per me Inzaghi non è un allenatore di calcio, quindi io, lungi da me difendere Inzaghi. Siamo già a due. Allora, ma se l'altro Lukaku, non l'abbiamo mai nominato, ma insomma. Ma se Lukaku e company si mangiano 4 gol a porta vuota, no? Si mangiano 4 gol a porta vuota. Sono abbastanza d'accordo con te. Qua diamo la colpa di Inzaghi, va bene? Perché alla fine l'allenatore è sempre quello che paga. Diamo la colpa di Inzaghi. Per me no. Io parlo in generale, ovviamente, sì. Adesso si parla di esonero, eccetera, eccetera, no? La Juventus fa un tiro in porta, fa gol, Szczęsny salva 3 gol del Verona e dobbiamo chiedere scusa ad Allegri. Per favore. Ma siamo impazziti! Non si scaldi. Siamo impazziti! Siamo impazziti! 3 occasioni nitide da gol ha avuto il Verona. 3. Fatti arrivare, vedi che tu non la guardi la partita. Però Gianni, posso dirti una cosa? Gianni, scusami. Io su sta roba, aspetta, ma non ce ne ha fatto niente. No, Simone, no. No, non ne ho. Però sulla roba di Lukaku, ragazzi, cioè è vero che Lukaku sbaglia il gol a porta vuota, però a me non è mai piaciuta questa roba se quello sbaglia il gol a porta vuota, perché evidentemente se un giocatore arriva a fare una roba del genere, e Lukaku quest'anno le buone prestazioni si contano veramente sulle dita di una mano, e anche perché probabilmente non ha una serenità adeguata, quindi poi dopo evidentemente a Simone Inzaghi qualcosa nello spogliatoio è sfuggita, esatto. Perché cioè, voglio dire, sì, va bene, questo sbaglia il gol a porta vuota. Però ripeto, a me Lukaku, ma non solo, non sembra in questo momento in condizioni di serenità. La psicologia dei calciatori la gestisce l'allenatore. Un attimo, però facciamo con ordine. Chiudiamo, continuiamo un attimo con la Juve. Vi faccio vedere gli 11 scesi in campo. Io personalmente ho visto un ottimo Danilo. Ha sbagliato una partita quest'anno Danilo Manfre? No, io non ne ricordo. Come sempre ottimo lui. Sempre ottimo, esatto. Forse il giovane è un po' deluso. Enrico Icea lì, sì. Ma non ha deluso. Manfre è scarso veramente. No, non ha deluso. Fidati, è scarso veramente. Ma ha fatto la sua partita. Bruce ha fatto quello che deve fare. È scarso quel ragazzo lì, ragazzi. È stato messo fuori ruolo. Se mi dite Fagioli, se mi dite Ildi Junior, ok. Ma quello lì è scarso veramente, ve lo dico. In che senso è stato messo fuori ruolo, Gianni? Perché tu dove lo vedi? Perché no, ma lui non è dove lo vedo io. Lui deve giocare davanti alla difesa. Lui ha giocato mezzala. Mm. Lui è un giocatore che deve giocare davanti alla difesa. Invece davanti alla difesa giocava Locatelli. Sì, questo lo dici dall'inizio, Gianni. Locatelli davanti alla difesa. No, che magari fosse anche fuori ruolo, è vero, però...
Ma a me non sembra. Scusami, Bruce, se tu prendi una squadra che non gioca a calcio, prendi un giocatore di 19 anni e lo metti anche fuori ruolo, cosa pensi che ti possa fare? No, ma posso dirti che io l'ho visto anche altre volte, ho seguito anche le partite della primavera, ho seguito l'Under 23, quindi l'ho visto giocare più volte. A me non sembra questo popò di giocatore, ti ripeto. Questo Hilding mi sembra molto promettente. Pool, c'è questo Vildic che gioca nella primavera, che è formidabile. Fagioli è 3 anni e Manfredi lo può dire, che io dico attenzione a sto ragazzo perché è un fenomeno. È un fenomeno. Questo, sinceramente, per l'esperienza che io ho col calcio, non mi sembra niente di che. Poi mi smentisce, diventa un fenomeno. Sono contento, Bruce, però se rimane da noi. A me sembra quel classico giocatore che non spicca, che però fa il suo. Cioè, secondo me il sei è un giocatore da 6 e mezzo. Che il suo 6 e mezzo a casa se lo può portare il 6. Che fa, cioè, è vero, Enerix, però aggiungiamoci una cosa: Barrenechea di anni ne ha 22 quasi, non 19. Ma dovrebbe studiare, Gianni. Ma per favore, detto ciò, no, in simpatia. No, ma detto ciò, chiaramente Barrenechea è uno di quei giocatori che spicca poco, è uno che fraseggia sul corto, che comunque serve alla squadra. Poi ragazzi, cioè quello avevamo, eppure siamo lì. Fede, come la vedi su questo giovane? Prospettiva oppure niente di che? Ma in generale la Juve comunque sui giovani sta facendo, rispetto agli altri, un buon lavoro. Con l'Inter giovani non entra neanche in campo, quindi ecco, non è a livello di Fagioli. Oggi c'era un po' un ballottaggio, chi preferiva non è anche a livello di Rovella, che giocava nello stesso ruolo ed era forte, ed è forte veramente. Non è Fagioli, ecco, però evidentemente la Juve non aveva altre soluzioni. C'è da dire che comunque la Juve sta facendo un lavoro diverso dalle altre. All'Inter